Io preferisco 12 o di più, perché forse di più, giocatori che possono andare a segnare al gol in una squadra, come il fatto l'anno scorso e il fatto quest'anno, che un giocatore che mette 20-25 gol e che se lo perdete a metà stagione avete perduto anche la stagione. Mi va bene così, io sono contento dei miei giocatori, mi sono già espresso, non ho chiesto nessun cambio e così chiude anche le risposte, le domande sul mercato. La strada giusta da seguire è Adem Ljajić, per esempio. Lui non ha aspettato che Gervinho se n'è andato via alla Coppa d'Africa per mostrare che può essere molto importante per la squadra, segnare dei gol, fare degli assist e far vincere la Roma. E mi aspetto di tutti gli altri giocatori offensivi la stessa cosa. Ma Kevin ovviamente, perché sapevamo che con questo lungo infortunio bisognava tempo per lui per tornare al 100%. E un po' come Mattia l'anno scorso, per Kevin la sua stagione sarà quasi la metà. E per fortuna abbiamo giocato meno partite di campionato nella prima parte che ne giocheremo nella seconda. Ma io ho la fortuna adesso di avere un giocatore fino al 2019, che è un giocatore che può giocare dappertutto, e sono contentissimo che Flore ha firmato questo rinnovo con noi. E a parte portiere, può fare anche portiere, forse lo può fare, ma ci aiuterà tanto. È anche un simbolo della Roma, perché indietro del capitano e di Daniele, che sono due uomini importanti romani di questa Roma, Flore è anche lui il futuro, no? Della nostra squadra. E forse un giorno provo a giocare solo con lui, uno contro 11.